Michele Iorio, la prossima attivazione della ZES unica, un'opportunità imperdibile per il Mezzogiorno. Il Consiglio d'Istituto della San Giovanni Bosco di Isernia diffida il Comune sul trasferimento delle aule, intanto tra due giorni la prima campanella. Ritrovato nel Foggiano l'autobus rubato a Campobasso, utilizzato per il trasporto di lavoratori irregolari nei campi del Tavoliere. Allerta caldo a Campobasso, il Ministero ha emesso una segnalazione per le alte temperature previste domani. Piscina provinciale di Venafro, una giornata che ha visto protagonisti un gruppo di bambini autistici, i genitori, un'iniziativa perfetta. Buonasera dalla redazione di TV Molise, apriamo il nostro telegiornale con una notizia di cronaca. Ieri sera all'età di 55 anni è venuto a mancare il maestro Fernando Raucci, direttore d'orchestra isernino di fama internazionale. La sua scomparsa lascia una profonda ferita nel mondo culturale molisano e internazionale. I funerali si terranno domani 13 settembre alle ore 16 nella cattedrale di Isernia. Le immagini che vi proponiamo ora risalgono al 26 dicembre 2019, quando per il concerto di Santo Stefano all'Auditorium di Isernia suonò con l'Orchestra Sinfonica di Zaporizhia, città ucraina il cui nome ricorre spesso nelle cronache di guerra di questi ultimi mesi. Vediamo. E restiamo sulla cronaca perché il Tribunale di Sulmona, come riporta reteabruzzo.it, ha emesso con sentenza la condanna nei confronti dei 5 detenuti che la scorsa primavera furono sorpresi in possesso dei microcellulari durante la detenzione. Le condanne sono rispettivamente di 1 anno e 2 mesi per 2 di loro, mentre per gli altri 3 si parla rispettivamente di 1 anno e 2 mesi, 1 anno e 1 mese e 10 mesi di reclusione. Resta invece in attesa dell'udienza fissata per il prossimo 5 ottobre, l'agente di polizia penitenziaria di Campobasso accusato di aver introdotto i cellulari nella struttura. Il 53enne attualmente è sottoposto alla misura cautelare che prevede l'obbligo di firma. Il caldo non sembra voler mollare la presa e far spazio all'ingresso della stagione autunnale. Domani il Ministero ha emesso una segnalazione per il capoluogo di regione, dove la colonnina di Mercurio si dovrebbe raggiungere i 32 gradi. Scopriamo di più con Pierino Coppola. Alcuni direbbero che le stagioni non sono più quelle di una volta, altri invece direbbero che anche negli anni passati si erano avute ondate di caldo fuori stagione, che hanno caratterizzato la cosiddetta estate settembrina, ondate che in alcuni casi si sono protratte anche fino a ottobre. Sia quel che sia, quest'estate, almeno stando alle analisi di tendenza di centri predisposti a questo tipo di monitoraggio, rimarrà come la più calda di sempre, complice, ed ormai ne siamo sempre più abituati, una lunga permanenza dell'anticiclone africano, che ormai ha rubato la scena al tanto agognato anticiclone delle Azzorre, che ha reso le estati italiane negli anni 80-90 particolarmente miti e sopportabili e che ha dato spunto per l'iconico brano ad opera di Gianna Nannini e di Edoardo Bennato. In attesa di un temporaneo break previsto per giovedì, i modelli di calcolo non vedono una fine netta della stagione e il passaggio definitivo di testimone alla tanto attesa stagione delle piogge, di cui il nostro territorio ha tanto bisogno. Incidente stradale questa mattina a Termoli in via Mascilongo. La dinamica ha visto scontrarsi un'auto e uno scooter all'incrocio di via Polonia. Ad avere la peggio, secondo quanto riporta Termoli Online, il conducente del motociclo trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e le forze dell'ordine. Ed è notizia di oggi pomeriggio.
Un altro incidente, sempre a Termoli, in cui un'auto e una moto si sono scontrati lungo via Stati Uniti per cause in corso di accertamenti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani locali, unitamente ai vigili del fuoco e al personale medico del 118, che ha provveduto a trasportare in ospedale il motociclista rimasto ferito nell'impatto. ZES unica, l'assessore regionale Iorio commenta, il Molise grazie alla nuova misura riuscirà ad essere più attrattivo. Vediamo. Un'occasione unica per il Sud Italia, come non se ne vedevano dagli anni 50, in grado di portare ricadute economiche concrete e fondamentali per tutto il Mezzogiorno. Così l'assessore regionale alla programmazione Michele Iorio ha salutato il varo della ZES unica da parte del governo Meloni. La zona economica speciale della durata di 3 anni consentirà alle aziende di beneficiare di condizioni speciali per quel che riguarda investimenti e attività di sviluppo d'impresa. Finalmente abbiamo ottenuto una cosa che non avevamo mai ottenuto, quello di avere un vantaggio fiscale per le imprese esistenti e da costruire in tutto il Mezzogiorno. Prima era limitato ad alcune aree, col provvedimento di questo governo, su iniziativa di Raffaele Fitto, è diventato un provvedimento per tutto il Sud. Quindi se in tutti i comuni del Sud, in tutte le aree, qualcuno vuole impiantare un'impresa, avrà i vantaggi della ZES, e cioè autorizzazioni rapide attraverso gli sportelli unici per le autorizzazioni, questo riguarda soprattutto i giovani, le start-up e quant'altro, e vantaggi fiscali, quindi meno tasse per le imprese che si insediano da noi. Oltre a questo, un'enorme quantità di fondi attraverso i fondi europei e nazionali, rispettando la percentuale dell'80% che la legge prevede per il Sud per questi fondi, ed è la prima volta che lo si reinserisce in un documento di programma. Questa era una regola vecchia, ma che è stata ripresa da Raffaele Fitto e dalla Meloni con molto coraggio. Ciò fornirà al Molise, ha sottolineato Iorio, un'importante ulteriore opportunità per essere maggiormente attrattivo. Se siamo attenti, se siamo capaci, se stimoliamo anche le imprese locali, oltre all'arrivo di tante altre attività, potremo veramente dare una sterzata, perché abbiamo il vantaggio di essere una regione che è un po' al limite del sud, cioè diciamo prospiciente al nord. Basti pensare che confiniamo con il Lazio, con l'Abruzzo, che sono regioni che ormai guardano diciamo più al nord che al sud in termini di progresso, e quindi un'impresa che vuole venire ad operare nel Mezzogiorno magari preferisce il Molise invece di andare un po' più a sud. E torniamo alla cronaca, perché è stato ritrovato l'autobus rubato alla fine di agosto presso il terminal bus di Campobasso. Il veicolo utilizzato per il trasporto pubblico sulla tratta Campobasso-Ripalì-Mosani e dal valore di diverse migliaia di euro è stato rinvenuto in provincia di Foggia, nei pressi di Cerignola. Secondo una prima ipotesi, il veicolo potrebbe essere stato impiegato per il trasporto di lavoratori spesso irregolari e stranieri impiegati nei campi del Tavoliere. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per chiarire completamente la vicenda e scoprire chi si celi dietro questo furto e capire anche l'uso successivo del mezzo. Nel frattempo, l'autobus verrà restituito alla ditta proprietaria al termine delle indagini, che potrà ora riprendere la normale operatività sulla tratta. Trasferimento studenti e riorganizzazione degli spazi, i genitori del Consiglio d'Istituto della San Giovanni Bosco di Isernia diffidano il Comune. Vediamo. Riorganizzazione degli spazi di alcune classi dell'Istituto Scolastico San Giovanni Bosco. Dal Consiglio d'Istituto del Plesso Onnicomprensivo arriva una diffida che è stata inoltrata sabato al Comune e anche ad altri enti. Ciò che il Consiglio d'Istituto contesta, oltre al trasferimento in sé, è la modalità con cui è avvenuto l'iter. In pratica, affermano i genitori, supportati dall'avvocato Elena Bertoni, che ha materialmente espletato la diffida, la comunicazione dei trasferimenti in arrivo si è avuta solamente nel Consiglio d'Istituto di fine agosto, e manca tra l'altro tutta la documentazione relativa alle pratiche che seguono l'iter burocratico. Venuti a conoscenza di queste decisioni,
da parte del Comune, abbiamo prontamente richiesto un incontro con il Comune di Isernia, che ci ha concesso questo incontro il 4 settembre proprio per discutere con noi, per mostrarci queste famose decisioni che erano state prese. I bambini che ad oggi sono stati ricollocati nell'edificio colorato di competenza della San Giovanni Bosco, che sono esattamente tre aule se non vado errato, erano già provvisti di una scuola, quindi non avevano necessità di essere spostati in un luogo ritenuto idoneo alle attività scolastiche, ma bensì spostati da un luogo idoneo, quindi da una scuola dell'infanzia a tutti gli effetti, ad un altro luogo che è quello delle casette colorate, che era attualmente occupava ancora le classi della scuola primaria della San Giovanni Bosco. Tutto questo perché? Tutto questo perché si è dovuto fare spazio a degli uffici di segreteria della Giovanni XXIII appunto e al proprio archivio. La componente genitori del consiglio d'istituto della San Giovanni Bosco aveva fatto pervenire al municipio di Isernia anche alcune proposte alternative. Noi avevamo proposto di spostare detti uffici all'edificio rosa, noi lo chiamiamo impropriamente l'edificio rosa, nella quale attualmente sono allocati gli uffici di segreteria San Giovanni Bosco e dove attualmente il comune e gli uffici tecnici hanno ritenuto necessario allocare altre tre classi della scuola secondaria, quindi spostando delle classi di scuola secondaria dall'edificio principale all'edificio rosa, non tenendo conto anche della didattica e di questo allontanamento. Ciò che ha maggiormente amareggiato i genitori, la volontà di privilegiare la segreteria e quindi gli adulti piuttosto che i bambini. Noi crediamo come componente genitori del Consiglio d'Istituto che non ci sia stata proprio la volontà di prendere in considerazione questa proposta. E ad oggi il nostro dissenso va a questo, perché devono essere sempre i ragazzi e i bambini a pagare lo scotto di quelle che sono le decisioni un po' troppo superficiali prese sempre a favore degli adulti, uffici di segreteria, non è giusto. Procede l'iter per scegliere il nuovo staff direttivo dell'ASREM da parte della Giunta Roberti. È stata nominata la commissione giudicatrice con la designazione degli esperti formalizzata dall'Università degli Studi del Molise da inserire nella commissione di valutazione per la formazione degli elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario dell'azienda sanitaria regionale per il Molise. Ne fanno parte Ruggero Di Pace, direttore del Dipartimento Giuridico, Germano Guerra, direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze per la Salute, Matteo Carmine Iacovelli, direttore del Servizio Avvocatura Regionale in rappresentanza della Regione Molise. La scuola dell'infanzia di Campobasso partirà il 14 settembre o al massimo con un ritardo di due giorni. Tramontano della Lega chiede che il 13 settembre siano date informazioni precise e definitive su tempi e procedure di trasferimento. Il servizio di Francesco Adamo. Il primo consiglio comunale con Paola Felice nella veste di sindaco affronta un monotematico di impatto, la scuola. Siamo ormai alla data d'inizio e sono ancora incerti molti aspetti. Alberto Tramontano, capogruppo della Lega al Comune, parla di approssimazione nei tempi e nelle scelte. C'è necessità di dare risposte, di essere chiari, risposte ai nostri concittadini, alle famiglie, agli studenti, al personale della scuola. C'è un po' di confusione, forse diciamo così, c'è stato un po' di approssimazione nel programmare spostamenti legati all'abbattimento di alcune istituzioni scolastiche, di alcune strutture scolastiche, e senza prima provvedere a delle soluzioni alternative. Soluzioni ci saranno,
oggi ne stiamo discutendo in consiglio comunale, forse situazioni che non vanno in linea con le reali esigenze di benessere e le esigenze anche della didattica che dovrebbero essere riconosciute in primis ai nostri studenti ma anche agli insegnanti. L'assessore Luca Praetano delimita il problema che riguarda solo alcune scuole dell'infanzia. Per alcune scuole dell'infanzia, che tra l'altro sono abbondantemente informate, perché abbiamo fatto anche delle riunioni pubbliche con i genitori, con i dirigenti scolastici e tutto il personale delle scuole, ci sono dei lavori che si stanno eseguendo anche in queste ore per far sì che il 14 possa cominciare scuola. In alcuni casi non sarà possibile, insomma, avere edifici già pronti per il 14, pertanto si stanno trovando le soluzioni alternative. Il consiglio è stato aperto anche ai genitori. Sentiamo il loro punto di vista. Al momento la situazione è abbastanza chiara. Abbiamo avuto un ottimo dialogo con l'assessore, con Luca Praetano. È stato sempre molto chiaro e ha spiegato tutto alla cittadinanza, ovviamente, che ha partecipato, alle istituzioni scolastiche. Ovviamente ci sono dei problemi sia burocratici che tecnici che possono creare un poco di allarmismo, però a quanto pare si sta lavorando molto e stiamo apprezzando molto il loro contributo e soprattutto il sacrificio che stanno mettendo in tutto ciò, per l'ambito scolastico. Speriamo che si risolva tutto in pochi giorni, sembra che le ditte stiano facendo il possibile per adeguare i locali che sono stati scelti, ovviamente insieme ai dirigenti scolastici, quindi queste scelte sono state comunque studiate e, ripeto, hanno lavorato tanto. Speriamo di arrivare al 14 con delle certezze. Cambiamo argomento, subito di scena il Molise nella seconda puntata. E andiamo a Venafro, dove presso la piscina provinciale una giornata che ha visto protagonisti in acqua un gruppo di bambini autistici. I genitori hanno commentato un'iniziativa perfetta per noi. C'era Domenico Marzocchella. Nel loro mondo chiuso, l'acqua è una finestra che si apre sull'ambiente che li circonda. Poggia su questa considerazione, aiutiamo i bambini speciali ad uscire dal guscio. L'iniziativa presso la piscina provinciale di Venafro, che ha visto protagonisti una decina di bambini con disturbi dello spettro autistico, nasce dalla sinergia tra l'associazione genitori Arcobaleno e la società che gestisce la struttura. Non è una novità, noi seguiamo progetti ormai da ben 10 anni, abbiamo uno staff collaudato che supporta queste iniziative e noi siamo ben contenti di essere a fianco a questi bimbi. In acqua, spiegano i tecnici impegnati, si attivano le percezioni piacevoli e si sperimenta quasi un ritorno al grembo materno. L'acqua sappiamo bene che è un forte attivatore sensoriale e quindi in questo modo i bambini andranno ad esplorare le loro capacità motorie e soprattutto un forte attivatore emozionale, per cui noi attraverso l'acqua riusciamo a contattare la parte più profonda, più emotiva e più bella di ogni singolo bambino. L'acqua ci aiuta tantissimo perché rappresenta un elemento naturale, un elemento di condivisione e i bambini ci hanno dimostrato che stiamo andando sulla strada giusta perché si sono divertiti, hanno giocato, hanno condiviso, si sono confrontati con altri bambini e con altri soggetti che più o meno rappresentano la stessa categoria di disabilità. Anche per le famiglie è un momento importante di condivisione, le famiglie hanno bisogno di confrontarsi con chi vive la stessa patologia, quindi il momento di socializzazione e di condivisione è fortemente produttivo per una serie di circoli virtuosi che poi si innescano. E dunque effetti virtuosi anche per i genitori, che hanno la possibilità di osservare in piscina un figlio tra virgolette diverso rispetto a come sono abituati a vederlo in altri contesti, più attento, più partecipativo, più tranquillo. I bambini sono divertiti,
hanno proprio bisogno di essere liberi qua, ci riescono, l'acqua è un grande rimborso per loro, quindi si unisce a questo anche tanta voglia di stare insieme e di avvicinarsi l'uno all'altro. È stata una giornata perfetta. Una iniziativa molto utile ed efficace che avrebbe bisogno di avere una sua continuità nel tempo. Sì, noi per quanto ci riguarda cerchiamo finanziamenti sempre partecipando ai bandi nazionali, delle banche e anche regionali, però giustamente non è una cosa che può rimanere a sé, perché poi quando finiscono i soldi il progetto finisce e i genitori devono mettere mani alle loro finanze che già sono compromesse da mille terapie e mille giri da fare per i propri ragazzi. Quindi dovrebbe essere anche una prassi dare una mano a queste associazioni come la nostra che si occupano proprio di queste disabilità. Partirà venerdì 15 settembre con la presentazione ufficiale a Firenze il percorso di AGIT, il programma dedicato alle conseguenze e alle sfide dell'invecchiamento, di cui fa parte anche l'IRCCS Neuromed di Pozzilli, che è il più grande polo di ricerca sui temi dell'invecchiamento. Funzionerà come un laboratorio scientifico a tutto campo. 350 esperti saranno al lavoro per individuare come dovrà cambiare la nostra società con l'innalzamento dell'età della popolazione. AGIT è un partenariato esteso, cioè una delle linee di investimento previste dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'interno del PNRR. Il programma è dedicato appunto a una nuova alleanza pubblico-privata per fronteggiare la sfida di una società che invecchia inesorabilmente. Interessante scambio a carattere musicale, culturale e di artigianato tipico tra con le comunità di Longano, Carpinone, Campochiaro, Forlì del Sannio e Ripalimosani con la cittadina abruzzese di Pesco Costanzo. Ce ne parla Michele Castrilli. Abruzzo e Molise per un giorno ritornano ad essere un'unica regione grazie a una bellissima kermesse tenutasi nel comune di Pesco Costanzo, dove la musica di qualità, la cultura, il folklore, i costumi tradizionali, l'artigianato tipico hanno avuto un momento di incontro-confronto davvero interessantissimo. L'evento ha avuto anche il sostegno delle amministrazioni comunali e i rispettivi sindaci si sono incontrati proprio per gettare delle basi programmatiche di collaborazione per il futuro. Molise e Abruzzo si incontrano sulla base di esperienze culturali e artistiche. Gemellaggio importante quello di oggi a Pesco Costanzo, perché ad incontrarsi non sono soltanto le due regioni sorelle fino agli anni 60, ma in realtà si incontrano le arti, quindi si incontrano l'arte del mandolino del maestro Mammola, del maestro di Ripalimosani e Tonino Di Lauro, l'arte del merletto, quello di Isernia e quello di Pesco Costanzo, e ancora i riti della vita quotidiana, quindi i riti del matrimonio con il matrimonio raccontato dai molisani e il salotto pescolano raccontato dai pescolani. Maestro Di Lauro, la scuola mandolinistica di Ripalimosani incontra Pesco Costanzo. Insieme agli amici di Forlì del Sannio, Campochiaro, Carpinone, Longano, abbiamo deciso di contattare Pesco Costanzo e cominciare a parlare di gemellaggio culturale. La proposta è stata accolta appieno e la prova è che oggi siamo qui, la scuola mandolinistica di Ripalimosani ha tenuto il suo primo concerto qui a Pesco Costanzo ed ha avuto l'onore anche di suonare con uno dei migliori mandolinisti e talenti che abbiamo in Italia, che è Francesco Mammola, appunto di Pesco Costanzo. Il merletto di Isernia oggi a Pesco Costanzo per un gemellaggio particolare. E oggi questa giornata è stata davvero molto importante, sia per quanto riguarda il connubio tra Abruzzo e Molise e sia per quanto riguarda il merletto della città di Pesco Costanzo e quella della città di Isernia. Ci sono delle differenze e delle analogie tra di noi, ma ciò che conta è comunque il valore aggiunto di voler tramandare questa arte e questa tradizione nel futuro.
Sono state rinnovate le cariche in seno al movimento femminile Coldiretti Donne Impresa Molise per i prossimi 5 anni. Al termine dell'assemblea tenuta nei giorni scorsi a Campobasso, le imprenditrici agricole zootecniche molisane hanno nominato Michela Bunino responsabile regionale del movimento. La carica di vice delegata regionale è invece andata a Giovanna Cuomo, imprenditrice apistica di Campobasso. Per quanto riguarda le delegate provinciali, la carica di delegata di Campobasso è andata a Pina Santone, che raccoglie il testimone di Rosanna De Paola. Delegata di Isernia è stata invece nominata Loredana Scioli, che subentra a Gioia Neri. Nel Parco delle Cascate di Carpinone, una giornata all'insegna della simulazione delle antiche tecniche di caccia per i partecipanti, l'occasione di una full immersion nella natura. Sentiamo Domenico Marzocchella. Comincia così nel cuore del borgo di Carpinone una giornata all'insegna della full immersion nella natura. Appena usciti dal paese inizia il percorso nel bosco che, alle cascate, diventa mozzafiato, l'aggettivo senz'altro riproponibile per descrivere una delle attività proposte ai partecipanti dalle associazioni Wildlife School e Falconeria Usconium. Una poiana di Harris sul proprio braccio, il maestoso, con un che di minaccioso, rapace, in realtà è un giocherellone, rassicura il falconiere rivolto ai più incerti. Si tratta di due esemplari femmina, Gioia e Lady, dal braccio degli aspiranti falconieri verso la preda. Siamo infatti nel bel mezzo di una simulazione di caccia primitiva, qui per mostrare i rudimenti di quella che, più che una tecnica, è una vera e propria arte, ci dice Gianni Cassetta. Una simulazione della caccia nel mondo dei rapaci. E in che cosa consiste? Consiste nel avere una preda finta legato a un filo che tecnicamente si chiama logoro, e abbiamo fatto questa simulazione a traino per simulare una preda, e abbiamo portato quest'arte per far vedere effettivamente che cos'è la falconeria. E restando sul terreno della simulazione delle antiche tecniche di caccia, da lì all'arco il passo, anzi il tiro, è breve. A dare le dritte giuste, uno che da solo, catapultato negli ambienti più ostili, non avrebbe problemi a procurarsi cibo e acqua. Antonio Caprara è esperto di tecniche di sopravvivenza. Oltre ai corsi di sopravvivenza, ai corsi di formazione e tutte le materie rivolte alla sopravvivenza, organizziamo passeggiate naturalistiche, organizziamo giornate rivolte al tiro con l'arco come quella di oggi, giornate rivolte al riconoscimento delle piante commestibili officinali, facciamo anche attività esclusive per i bimbi, educazione ambientale, campus estivi, attività in genere, anche compleanni nel bosco, insomma spaziamo parecchio. Giusta e gustosa conclusione, una grigliata, neanche a dirlo, wild. Un memorial in ricordo di Paolo Adamo, fondatore e primo presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Equestri. Adamo guidò la Fise Molise per oltre 10 anni, diventando poi membro della Consulta Nazionale Fise, cavaliere e giudice nazionale di salto ostacoli. In sua memoria, la Campobasso Equitazione ASD, con l'appoggio della Fise Molise e il supporto di numerosi sponsor, ha organizzato una grande manifestazione prevista per il 22, 23 e 24 settembre. In suo onore è stato istituito l'omonimo concorso ippico da svolgersi annualmente, al quale potranno prendere parte atleti di ogni età. Il termine per l'iscrizione al concorso del Memorial Paolo Adamo è fissato per il 19 settembre. Entro fine settembre saranno dismesse tutte le cabine telefoniche stradali. Nel Molise ne restano ancora 255. I particolari con Francesco Adamo. Ormai le cabine telefoniche stanno per diventare un oggetto di antiquariato. Hanno segnato un'epoca, iniziando un lungo declino man mano che i telefonini ed internet hanno preso il sopravvento ed hanno così perso di necessità e di utilizzo. Prima i gettoni che scandivano inesorabilmente i minuti della telefonata, poi le schede magnetiche, poi l'oblio. Da un censimento nella regione Molise ce ne sono ancora 255 non utilizzate ma ancora presenti nel panorama delle città,
ora è arrivato il momento di dismettere definitivamente anche queste ultime. Le squadre addette a questa operazione sono già al lavoro e sulle cabine sono comparsi gli avvisi che annunciano la data della dismissione, chi prima, chi dopo, ma entro settembre saranno tolte tutte. 58 le cabine rimaste a Campobasso, 16 a Isernia, 31 a Termoli, le altre sparse negli altri comuni. Il processo di smantellamento si inquadra nell'attuazione della direttiva europea 2018-1972 che prevede di modernizzare le telecomunicazioni all'interno dell'Unione. Quindi, dopo aver salutato gli elenchi telefonici, ora tocca alle ultime postazioni telefoniche stradali. Resteranno attive nei luoghi di rilevanza sociale, negli ospedali e nelle strutture sanitarie equivalenti, nelle carceri e nelle caserme dove non sia presente il segnale mobile. Ultima curiosità per ricordare che la prima cabina telefonica fu installata nella città italiana proverbialmente più avanzata nel 1952 in piazza San Babila a Milano. E dopo quest'ultimo servizio andiamo a vedere che tempo farà. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al meteo di TV Molise. Partiamo con il dare uno sguardo alle mappe isobariche offerte dal servizio di calcolo europeo. Come vedete, l'anticiclone africano, seppur mantenendo i suoi massimi altopressori in territorio africano, riesce con le sue protuberanze più esterne a contenere buona parte dei territori europei che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Il risultato è senza dubbio caldo fuori stagione, che sembrerebbe perdurare per tutta la settimana, se non per un breve break previsto per la giornata di giovedì, ma destinato a non intaccare l'equilibrio generale della struttura altopressoria. Ma ora entriamo nel dettaglio. Per la giornata di oggi, martedì 12 settembre, sulla nostra regione si prevede cielo sereno poco nuvoloso e temperature al rialzo, specie nei valori massimi. Venti dai quadranti sud-occidentali, mare calmo. Temperature: Campobasso minima 15, massima 31, Isernia minima 17, massima 31, Termoli minima 21, massima 29, Venafro minima 16, massima 32. Previsioni per domani, mercoledì 13 settembre. Per la giornata di domani si prevede cielo sereno poco nuvoloso e temperature stazionarie, ma comunque oltre la media del periodo. Da segnalare un aumento graduale della nuvolosità a partire dalla serata, segno di un debole passaggio perturbato che nella giornata di giovedì potrebbe dar luogo a locali deboli precipitazioni, specie sui settori post-est della regione. Venti dai quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Temperature: Campobasso minima 14, massima 30, Isernia minima 15, massima 30, Termoli minima 20, massima 29, Venafro minima 15, massima 31. Con il meteo è tutto, grazie per essere stati con noi e buona serata.